Buonasera a tutti, sono qui con Roberta Monzani, che è un'anestesista rianimatrice, e perché sono qui con lei per fare un'intervista che non avrei mai voluto fare. No. E neanche avrei pensato di fare. No, nemmeno io nei miei tot anni di carriera, che ormai sono tanti. Tanti anni di carriera non ho mai vissuto una situazione come quella che stiamo vivendo in questo momento e su cui bisogna porre tutta la nostra concentrazione e la massima attenzione. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo questa pandemia, ormai lo sappiamo, direi tutti, ce lo dicono anche tutti i media, solo che su questa situazione, definiamola standard, che di standard non ha niente, si stanno verificando poi altri fattori che influenzano. Banalmente la chiusura della regione Lombardia ha provocato, chiamiamolo, un esodo dalla Lombardia verso forse regioni del centro-sud e viceversa un richiamo di persone della Lombardia che devono rientrare nella Lombardia. Lombardi che rientrano, direi, in una zona rossa, apparentemente non dovrebbe darci problemi, invece sì, perché possono essere nuovi papabili pazienti e quindi nuovi casi da curare, con già un sistema sanitario molto in crisi, molto critico. Tutto questo grande movimento con utilizzo di mezzi propri, punta di domanda, aerei, treni o qualunque altro mezzo di trasporto ci pone degli altri quesiti, degli altri punti interrogativi. Persone che stanno vicine, stanno insieme, comunicano, persone sicuramente magari anche spaventate. Il messaggio che vorrei passare è che lo spavento, l'ansia, il terrore più che giustificati però non ci aiutano in questo momento. In questo momento dobbiamo mantenere un equilibrio, i piedi per terra, essere consapevoli di quello che sta succedendo, ma soprattutto essere consapevoli che siamo come una grande famiglia. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo unire le forze, tutti insieme riusciremo a sconfiggere questa situazione che è decisamente un incubo per tutti. Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che appunto il contenimento di questa infezione, chiamiamola semplicemente infezione, non si riesca a contenere, scusate il pasticcio e la ripetizione delle parole, e quindi nel momento in cui non si riesce a contenere è ovvio che dilaga come una macchia d'olio su una carta assorbente, si allarga sempre di più e nel momento in cui si allarga poi diventa sempre più difficile riuscire a trovare soluzioni. Quindi è un po' come un rincorrere un problema, più che trovare le forze o avere le forze e le energie per riuscire a trovare delle soluzioni. Quindi si sono trovate delle soluzioni, ma non sono sufficienti. Anche perché la mia percezione è che le persone non abbiano ben capito l'entità del problema. Un po' c'è stata, diciamo, qualche problematica a livello comunicativo, è stato detto qualcosa, poi è stato ritrattato, state a casa, però decidete un po' voi, insomma, non c'è stata un'unità di informativa. Questo inevitabilmente ha creato confusione. Vogliamo dare un messaggio chiaro su quello che le persone devono fare in zona rossa e al di fuori? Allora, in realtà credo che non sia necessario distinguere in questa fase zona rossa o no. Il messaggio è univoco per tutti, ovvio che poi per la zona rossa rimane un pochino più imperativo, ma rimane altrettanto mandatorio anche per le altre zone che non sono zona rossa. Il fatto di non muoversi o contenere gli spostamenti, questo non vuol dire che dobbiamo rimanere per forza chiusi in casa, isolati, ma banalmente il fatto di andare a un parco richiede che io vada a fare una passeggiata magari da sola o andiamo insieme, ma mantenendo un'adeguata distanza. Non ci diamo la mano, non ci baciamo, non ci abbracciamo, diciamo che non è il periodo delle effusioni affettuose e delle coccole, le terremo tutte per quando avremo superato questo brutto momento e anzi potremo esprimerle decisamente meglio. San Valentino è passato, tanto. Facciamo per il San Valentino dell'anno prossimo, anzi speriamo prima.
e laviamoci le mani, cioè osserviamo quelle regole che vengono anche passate continuamente, devo dire, in TV, su tutti i canali, ogni volta che c'è una pausa pubblicitaria. Non solo, ma ormai è di dominio pubblico anche di associazioni o di ambienti che non sono di addetti ai lavori. Oggi sentivo un'intervista del presidente della associazione calciatori, che quindi mi ha particolarmente colpita e stupita, che diceva basta, bisogna smettere di giocare, bisogna smettere di assembrarsi, bisogna assolutamente rispettare le regole. È un disastro, è sicuramente un disastro, è un disastro economico, è un disastro anche come messaggio. Però dobbiamo cambiare i nostri comportamenti. La nostra vita in questo momento è cambiata. È un po' come se io decidessi di diventare, non so, coi capelli viola. Cambio totalmente il mio look. Lo cambio però per un periodo. I miei capelli viola magari dopo un mese li faccio ritornare biondi. A me piace molto l'esempio del flash mob. Quindi magari è un po' superato o magari è esagerato. Però se ci fosse un bel flash mob con una serie di persone che contemporaneamente su tutto il territorio nazionale dicessero state lontani, non baciatevi, non abbracciatevi, mantenete un metro di distanza, lavatevi le mani e cerchiamo nel limite del possibile di non farci prendere dal panico, ma di rispettare queste regole, questo sarebbe già un bel messaggio. Quindi no, un flash mob non presenziale, che tutti sono in uno stesso non posto, presenziale. Ha le debite distanze, esatto. Magari telematico, basta informatico. Basta uno in ogni città, esatto. Banalmente, con le città collegate fra loro magari. E quindi dobbiamo entrare in quest'ottica, deve cambiare la nostra vita per un periodo. In questo momento non siamo in grado di dire quanto potrà durare questo periodo, però se tutti rispettiamo e se tutti andiamo nella stessa direzione, più siamo bravi, più siamo uniti e più siamo univoci, più questo periodo si accorcerà e quindi riusciremo a contenere. Ecco, sempre a proposito di univocità, è solo veramente una banale influenza che tanto riguarda solo le persone anziane con plurime patologie oppure no? No, non è una banale influenza, ormai l'hanno detto anche gli immunologi, anche immunologi di rilievo, come il professor Mantovani ha fatto un'intervista ieri sera o l'altra sera in TV, non è una banale influenza. Questo non vuol dire che sia la peste bubbonica, assolutamente no. Però diciamo che ciclicamente si ripetono delle patologie impegnative per la popolazione mondiale e dobbiamo prenderne consapevolezza, dobbiamo esserne coscienti e dobbiamo comportarci di conseguenza. Quindi mai come in questo periodo dobbiamo essere rispettosi, ma rispettosi anche non solo per noi stessi e per la nostra salvaguardia, ma anche per la salvaguardia degli altri. O meglio, la tradurrei per la salvaguardia in questo caso dell'umanità, perché è un'infezione che comunque sta uscendo dall'Italia, è uscita dall'Europa, ci sono dei casi anche oltreoceano, quindi non abbiamo assolutamente idea del perimetro che potrà ricoprire, al di là del tempo che potrà durare. Perché la mia domanda precedente era un po' provocatoria, nel senso che l'obiezione al cambiamo le nostre abitudini per questo periodo limitato è vabbè, ma tanto è una bazzecola, non c'è problema. Noi siamo sani, siamo giovani, non ci interessa. No. Direi che oltretutto non esiste nemmeno più una valutazione così rigida solo secondo l'età o solo secondo l'età è perché ha delle malattie associate. Ci sono anche soggetti giovani e soprattutto la patologia, la malattia ha un andamento che magari è poco conosciuto, è poco prevedibile, quindi stiamo ancora studiando come poterla aggredire nel migliore dei modi, ma se continua ad arrivare gente, se continuano ad arrivare ammalati, al di là del fatto di non avere magari più disponibilità, non abbiamo neanche il tempo di studiarla. Quindi avere dei comportamenti corretti, adeguati, è un elevato senso civico,
nei confronti della popolazione e per consentire ai ricercatori di potersi dedicare alla ricerca e quindi poterci aiutare nel trovare una soluzione. Anche perché, sottolineiamolo, le altre patologie non è che si fermano, questo è qualcosa in più. Quindi vuol dire avere a che fare col carico precedente più questo enorme carico, questa marea montante che continua a crescere di giorno in giorno. È una bella affermazione, non in quanto bella ma quanto interessante, perché infatti tutti siamo concentrati sui pazienti Covid positivi, ma di fatto continuiamo ad avere incidenti stradali, quindi politraumatizzati che arrivano in pronto soccorso, infarti del miocardio, ictus cerebrali, e quindi c'è tutta una quota di popolazione non indifferente che richiede comunque delle cure e che in questo momento è, ahimè, trascurata o deve essere convogliata nei centri che non sono coinvolti così tanto o in prima linea nell'accettare pazienti Covid positivi e che quindi possono ancora dedicarsi alla cura di queste persone. Che purtroppo vediamo che sono sempre meno. Sono sempre meno, sì, perché la necessità di richiesta di posti letto, di terapia intensiva o comunque di posti attrezzati in un certo modo per poter assistere i pazienti intubati cresce, la richiesta cresce anche da parte della regione di convertire ospedali, un sacco di ospedali della Lombardia sono stati convertiti, non esiste una differenziazione tra pubblico e privato, siamo tutti in prima linea e tutti sono stati coinvolti e tutti si sono resi disponibili, perché davanti a una richiesta del genere sfido chiunque a dire, a fare delle obiezioni, a tirarsi indietro o peggio ancora a dire di no, non esiste. A proposito della terapia intensiva, c'è stato, è inevitabile parlarne in questa sede, il documento Siarti, che è arrivato al grande pubblico suscitando grandissime reazioni di diverso segno. Innanzitutto, Siarti che cos'è e perché è stato scritto questo documento? Allora, la Siarti è la Società Italiana di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore. Quindi è la nostra società scientifica, è colei che ci dà le raccomandazioni, le buone pratiche cliniche, quindi in qualche modo aiuta gli anestesisti, i rianimatori italiani a lavorare con degli standard, con dei protocolli e quindi a uniformare la qualità del lavoro che noi eroghiamo. A maggior ragione in un contesto di emergenza-urgenza come questo c'era la necessità di avere un qualche punto di riferimento. L'esempio che potrei fare, non so, per chi crede, chi è molto religioso, chi è cattolico cristiano, alla Bibbia. In qualche modo noi abbiamo la nostra società scientifica e la nostra società scientifica si è sentita il peso e la responsabilità di dare una risposta a una richiesta di aiuto degli operatori in qualche modo. Abbiamo già accennato il problema di dover trattare l'infarto del miocardio, il politraumatizzato e quindi anche il Covid positivo. Di fatto il concetto non si modifica più di tanto. Noi dobbiamo curare tutti, a volte non abbiamo numericamente la possibilità di farlo, oppure dobbiamo appoggiarci ad altri ospedali, dobbiamo creare una rete. Torno al concetto di gruppo, di grande famiglia. Se tutti andiamo nella stessa direzione e quindi in qualche modo collaboriamo, abbattiamo così le barriere, i confini e ci rendiamo tutti disponibili, magari in qualche modo riusciremo a convogliare i pazienti di un certo tipo in un certo ospedale che può accoglierli più facilmente, quindi questa potrebbe essere già ad esempio una risposta. In questa famiglia chi potrebbe aiutare a raggiungere anche la popolazione per far capire la situazione e i comportamenti che le persone dovrebbero tenere? Allora, io credo molto nei giovani e in questo caso la prima categoria di giovani che mi viene in mente sono gli influencer. Non appartengono molto alla mia epoca, però ho imparato a conoscerli e credo che loro potrebbero, e anzi faccio un appello, per favore aiutateci,
dare dei messaggi soprattutto alla popolazione giovane, che a sua volta può essere di esempio per la popolazione più grande, chiamiamola adulta, che magari in alcune situazioni si sente, non so, limitata dal giovane, non vuole spaventarlo e quindi certi comportamenti magari non li seguo per non spaventare. Se invece è proprio il giovane che fa vedere come ci si deve comportare, quali sono le regole, magari rovesciando questo equilibrio potremmo ottenere molto di più. Gli influencer dettano le mode, gli stili, il modo di atteggiarsi, di comportarsi. Nel modo di comportarsi in questo momento potrebbero passare questi messaggi, come ci dobbiamo comportare. Quindi mi rivolgo agli influencer, per favore aiutateci a passare i messaggi, che sono, ripeto, 4 messaggi banali, che però possono veramente cambiare completamente l'evoluzione di questa epidemia e di questa infezione. Poi posso chiudere con 2 riflessioni, una come medico e una come parente. Io siamo rimasti in famiglia, io e la mia mamma è chiusa in una struttura, io non so quando la rivedrò. Dovesse succedere qualcosa a lei o a me, non ci siamo nemmeno salutate. Quindi non voglio fare compassione a nessuno, ma questo è un dato di fatto ed è una realtà. Se vogliamo tutti riabbracciare i nostri cari e poterci riabbracciare, lavoriamo tutti per poterlo fare. E come medico, a maggior ragione, vi dico: aiutateci a contenere questa epidemia.